Quando ho visto quel numero sconosciuto, ho detto so che da qui cambierà qualcosa nella mia esistenza. Ho risposto e mi tremavano, cioè sono sincera, mi tremavo perché c'è cioè, dall'emozione ovviamente. Io ho 25 anni e mi sono laureata a luglio dell'anno scorso. Mi chiamo Samin, 29 anni compiuti una decina di giorni fa. Alla fine abbiamo contattato praticamente direttamente l'ospedale offrendo la nostra disponibilità. Dopo 2 ore già ci avevano detto siete già disponibili da domani. Mio padre è stato lui in primis a dire vai, fai qualcosa, dai una mano. Fuori dalle porte del reparto sembra non esserci nessuno, sembra un ospedale fantasma. Appena superi quelle porte si scatena l'inferno dentro le reparti. È sempre un dire grazie, grazie, grazie. Anche se facciamo dei piccoli errori, se non sappiamo esattamente come comportarci, nessuno ci critica. Sono tutti talmente oberati di lavoro che il minimo aiuto che uno dia è comunque un sgravare le altre persone del lavoro che hanno. I pazienti che mi hanno colpito di più, devo dire che sono i colleghi o gli ex colleghi, perché quando un 68enne che è da un anno in pensione ti dice: vabbè, ragazzi, ma se dovete scegliere tra intubare me o quello dell'altra stanza che ha 3 anni in meno, intubate lui. Questa situazione ha stravolto tutto quello che immaginavo della mia vita. La prima parte della giornata, che è quella in cui sei aggiornato su chi è morto la sera, sui nuovi arrivati in pronto soccorso, su quei pazienti che il giorno prima dicevi ah, stanno andando meglio e invece sono stati intubati e sono in anestesia, allora lì penso non finirà mai. Se ci sarà bisogno ancora di noi qua, staremo qua. E quando esco da lì vedo il sole tramontare, siamo tutti insieme e dico forse posso sopportarla, ecco. Se ci sarà bisogno magari in altre zone d'Italia o del mondo, andremo. L'idea prima era di fare la specializzazione, di focalizzarsi su quello, però non sappiamo neanche quando sarà, come sarà.